Ciao ragazzi, ben ritrovati da Andronink e bentornati su Xenoverse per Aspera ad Astra. Oggi mi sbilancio e dico, completiamo l'astronave. Gioco no perché sarebbe un po' difficile, però l'astronave la completiamo. Iniziamo subito con una lotta, vai. Voglio proprio iniziare con lo sprint questo nuovo episodio. Tra l'altro sto registrando proprio appena finito l'altro, quindi sono bello gasato ancora. Iniziamo ovviamente con un avvelenamento, perché se no non sarei io, è ovvio. Vorrei allenare anche Phantom, ma mi pare un po' improbabile come cosa. Però ci potrei riuscire. Sì, sarebbe un secondo Pokémon d'acqua, però ha anche il tipo spettro che lo aiuta. Alla fine. Ah, vogliamo imparare Zuffa, signorino, certo, ma certo che ti imparo Zuffa. Un posto di palmo forza, poi. Ma pugni, calci, pugni? Panciamburo, beh, è finito proprio ora. Line On funzionerebbe con Panciamburo, Baccacedro, no, Baccacedro. Blingrudge, vabbè, difesa e difesa speciale sono calate, ma Zuffella? Però non male, Bene, bene, bene. Sì, devo un attimino ricaricare come sempre. Comunque diamoci da fare perché voglio assolutamente finirlo. Quante porte, quanti nemici. La cosa buona delle tante lotte è che possiamo ascoltare questo Electro Swing di continuo. Ed è questo il bello. Abbiamo una caramella rara qui. Ehi, buonissima. Devo usare, ne ho un'altra se non sbaglio. Le informazioni sono ben nascoste negli archivi. L'intelligenza artificiale dei robot si sta evolvendo. Vabbè, ma poi ci sfidano anche, ok. A questo punto io andrei qua sotto. Che è l'uscita, infatti, sì. Proprio quello che pensavo. Ah, dobbiamo sconfiggere un altro generale per liberare quelle rosse, ok. Ego Hiss, questo è nuovo. Vado a spettro tuffo, non lo so. Mi sa che però la pancia è so... È Drago Spiro! What? Pericoloso! Mi sa che la vera faccia però è sotto, se vediamo bene l'art. È tipo drago allora, bello però, interessante. Quindi scendiamo. Oh, ok, ci siamo. Forse è questa la stanza che ci interessa. Oh, centro Porygon! Cavoli! Proprio ora che ho ricaricato Bunny. Mannaggia a me. Vabbè, almeno questo qui è più vicino da usare, ci posso tornare qualora mi servisse. Ah, c'è anche quella blu da attivare, quella viola, e quanta roba c'è. Un po' di meno, Ok, questo si gira a caso. Ma Zingo poi, tra l'altro. Non è che li voglio saltare, è che sto vedendo quale strada devo prendere, così almeno non perdo tempo, poi. Quindi vediamo cosa c'è qui sotto prima. Ah, ok, altri scienziati. Con una Pokéball, ehi. Pezzi di ricambio? Ah, ok. Ho capito, ho capito. Beh, proseguiamo per quassù allora. Ha un gran brutto presentimento lui. E fai bene. Vabbè, ci è finito. Ma a posto. Scala! Mi piace, mi piace. Dove ci porterà? Ah, è un condotto in cui deve entrare Shulong. Opla. Bene. Non ci vede. Devo andare sopra, vero? Sì. Allora, potrei continuare ad andare sopra? Sì, devo andare sopra effettivamente. No, devo andare qui. Bene, accendiamo l'interruttore. Per fortuna che me ne sono accorto, se no era finita per me. Ok, questo se ne va qui. Andiamo di qua. Non è una trappola a quanto pare di qua. Ok. Ok, questo va così. Bene. Ah, quello guarda lo strumento, guarda. Bene, revitalizzante max che serve. Ok, che culo.
Andiamo qui sotto, poi. C'è un ultimo Magnemite, non pare. Sì, però. Questo come facciamo? Vabbè, questo ci ha visto, ma non importa, abbiamo fatto, quindi siamo a posto. Chissà che cosa ha disattivato? Ah, qui è disattivato? Ah, bene. Entriamo allora. Cosa? Ui, ecco, c'è Tamara. Si vede. Siamo carichi? Sì, siamo carichi, bene. Non mi ricordo che Pokémon usa lei, figuriamoci se posso ricordarmi. Comunque ci siamo. Già se la ride lei. E tu davvero pensavi di potermi fermare con così poco? Lei ha la risata sguaiata. Oh, eccolo qui, questa festa che tanto aspettavo. Link, sai, la tua amichetta è stata a dir tanto utile come riscaldamento. Ma perché a dir tanto utile? Cos'è? Carne arsiana sta cosa. Link, scusa. Ricordiamoci che però anche Tamara dovrebbe avere una tuta, ma va bene. Siamo solo noi che... Anche lei è un androide! È avrebbe senso, avrebbe. Ci ho messo tutta me stessa, ma purtroppo non sono riuscita a far nulla. È troppo forte. Non sono riuscita a far nulla. Beh, un po' strano come frase. Puoi ben dirlo, mocciosa. È merito del mio generale se la mia squadra ha potuto superare i limiti e acquisire questo potere. E così Link potrà finalmente vendicarmi per l'umiliazione subita al cospetto del generale. Vedrai, ti farà fettine. Io credo in te, Link. Puoi farcela, coraggio. Io credo in me. Oh, davvero una coppietta graziosa. È lei che io la vedo solo come un'amica perché è minorenne. Per vostra sfortuna, però, nessuno di voi vivrà felice e contento come nelle favole perché ho fatto una promessa al mio adorato. E ho intenzione di mantenerla, Link. Fatti sotto! Insomma, ci presentiamo a una donna e cerchiamo di essere un po' più eleganti senza briciole. Briciole, poi polvere. Che cazzo mangia a colazione? Ok, oi, Vileplume, bel Pokémon. Perché viene usato pochissimo, per questo mi piace quando qualcuno ce l'ha in squadra, anche se è un allenatore così a caso. E vai, rimbalzo. Bomba, ragazzo, che bomba. Proprio in faccia è scoppiata quella fangobomba. Gelodenti di Fantom. Chialo denti, vai così. Grande. Meno male che ha centrato il bersaglio, se no poteva anche fallire. Banda in campo Scoville. Erba fuoco. Eh sì, mi conviene. Andiamo Harrock che ha rassalto. Vediamo un po'. Qualcosa mi dice che quel Pokémon ha cambiato tipo. Lo scommette? Che tipo elettro ora? Guarda, Elettro erba? Ma mi ha fatto addormentare. No, sto cercando di capire che diavolo è successo. Vabbè, fallo sì, a questo punto aspetto a cambiare. Evito di prendere danni inutili. Andiamo il nostro fidatissimo Tienlong, che comunque ci sta. Drago Pulsar. Dragartini dovrebbe fare meno danno, ma lo faccio con cognizione di causa. Cavolo. Ok, ho capito, ho capito. Va bene, va benissimo, non c'è problema. Bene così, va bene. Ottimo. Chi manda? Vespiquen. Ah, Endeavor, certo. Almeno lei non ha una forma diversa. Quindi è sicuro che gli facciamo male. Anziché lei facciamo male perché Vespiquen è solo femmina. Comando Urto, cara, stai un po' indietro, con gli allenamenti tu, eh. Eccola là, finita. A posto, è andata. Ora, Toxapex, che cavoli però, tutti tu ce l'hai. Mandiamo Ulasil, che dovrebbe essere sufficiente. E lo Sbigot, vediamo un po'. Nulla.
Conchinella, fango pece, giustamente meglio. Ma cazzarola. Non basta, non basta, Ulasil. No, sono parrato, però potrei ancora... Sapete cosa? Tengo parrato perché almeno evito che mi faccia attacchi che possono avvelenarmi. Però se prendo il par non è che va molto meglio. Perché almeno con l'avvelenamento attacco lo stesso, però... Eccola qua. Pensavo meglio. Mamma mia, Toxapex, non me lo ricordavo così tosto da mandare giù. Mai, mai. Ah, beh, ha perso lei. Dannazione! Sì, è perso. Folle d'amore, va bene. Il Pokémon del generale doveva essere inarrestabile. E invece no. Con quale faccia potrò più presentarmi a mio amato se neanche col suo aiuto sono riuscito a sgominare una misera banda di mocciosi? Perché ti interessa a tal punto ciò che lui possa pensare di te? Comprendo il sentimento, ma questo non è amore, è ossessione. Ma cosa ne sa una ragazzina come te dell'amore? Eh già, sei più di quanto credi, va bene. Ma io mi chiamo fuori perché è più minorenne. Quando ho intrapreso la mia avventura ero così insicura. Poi però ho conosciuto delle persone stupende che mi hanno fatto crescere, facendomi capire invece la pasta di cui sono fatta. Al contrario di quanto avrei fatto all'inizio, non ho mai mollato davanti ai problemi e sono diventata più forte. Ma tutto per me stessa, non per qualcun altro. Ma poco fa ha detto che lei capisce tutto dell'amore, vabbè. Le persone che ti circondano non hanno il compito di plasmarti a proprio piacimento, ma di sostenerti nei cambiamenti che tu vuoi fare. Se così non fosse, vorrebbe dire che stanno solo approfittando dei sentimenti che non meritano, credimi. È così? E tutto questo l'ho capito grazie ad un ragazzo veramente importante. Qualcuno è arrabbiato. Oh, guardala, è sbiancata. Cos'era quella turbolenza? Dovremmo essere prossimi alla destinazione ormai. Sai, ragazzina, non sarei un asso nelle lotte, ma devo ammettere che con le parole ci sai fare. Link, per questa volta ti lascerò andare, ma smamma prima che cambi idea. Anche perché non hai Pokémon. Noi contenti, yeah. Siamo ormai prossimi all'allunaggio, che significa che il tempo stringe. Devi proseguire. Io conforterò Tamara e ne approfitterò per recuperare le forze. Ma girl power. Salveremo tuo padre, te lo prometto. Ah. Vai, corri, ok. Ciao, Sì, vabbè. Prima che cambi idea, mi chiedo con cosa vorrei combattermi a questo punto. Ah, ci risiamo allora, Ridaglie con ste barriere. A quelli di Weedle piacciono un sacco le barriere. Perfetto. Ok, che c'è qui dentro? Aether e Max. Non male, se ci servisse. Ce l'abbiamo. Siamo a stanza del generale, Questa è... c'è il tappeto, quindi è importante. Non hai Pokémon carichi, devo caricarli? Li carico. Dato che siamo arrivati, direi di ricaricare anche con il revitalizzante e Bunny. Ah, vai per pozza, nel caso serva. Anche a te, e via, ci siamo. Bene. Generale Victor, sto arrivando. Generale comandante? Ah, era un lungo corridoio. Victor! Non hai più scampo ormai. Metti fine a questa pazzia e libera Versil, oppure dovrei vedertela con la furia dei miei Pokémon. Oh, Aster. Sul serio pensi che io sia tanto sprovveduto? Sono ben conscio del fatto che non avrei chance contro di te, perciò mi sono fatto furbo. Ci saresti dovuto andare cauto prima di piombare qui, non credi? Le tue chiacchiere cominciano a stufarmi, Victor. Vai, Suicune! Ma cosa? Che succede ai miei Pokémon? Si direbbe proprio che tu abbia abboccato all'amo come un Magikarp. Il mio scettro non è un semplice fregio, bensì un avanguardistico congegno il cui fine è causare interferenze al meccanismo di apertura delle Pokéball. Cosa? Vuol dire che... Esatto, mio caro Aster. Per un po' non potrai fare ricorso ai dorati Pokémon, ma neanche tu. Perché in teoria non si aprono tutte le Pokéball. Dato che le Pokéball funzionano sulle stesse onde radio, ma non è che funzionano sulle onde radio, ma...
Questo spiegherebbe il meccanismo che blocca l'apertura. Non può essere così, ma va bene. Da uomo di scienza dovresti sapere bene che la mente la fa sempre franca contro la forza bruta. Non è vero! Non è vero per niente! Hai mai provato a ragionare con uno che ti carica con tutta la velocità che ha in corpo ed è più grosso di te? Io sì, e non ha funzionato. Comunque, se lui la pensa così... Dannazione, questa non ci voleva! Ehi, Aster, come va? Sono arrivato, sto un po' tranquillo. Link, fa attenzione, quel maledetto ci ha teso un'imboscata! Non si possono usare i Pokémon contro di lui. Ma veramente, basta prendere la Pokéball, spaccarla ed esce il Pokémon. La trappola limita il suo influsso ad un singolo individuo. Perciò, se mi è concesso, preferisco mettere fuori uso l'avversario più temibile, Aster, ed occuparmi di chiunque altro. Non sarei così stolto da rivelare che Link non risenterà gli effetti se non l'avessi preventivamente messo in conto, non credi? Mi occuperò personalmente di porre fine alla serie di ignobili fallimenti di cui il team Dementia si è macchiato per mano di questo ragazzino. Fatelo dire, Victor, davvero una pessima mossa. Hai preso provvedimenti su di me e questo è stato accorto da parte tua, ma hai commesso un errore madornale sottovalutando Link. Con questa lotta ci giochiamo il tutto per tutto, Link. Dimostragli che si sbaglia e riportiamo a casa tuo padre. Non combinerete alcunché, cialtroni. Queste mura metalliche saranno la vostra tomba. En garde! Allé! Ho studiato un po' di francese, quindi so come pronunciarlo. Ma non mi ricordo quello che significa. In parte. Bella la musica di Victor, comunque. L'altra volta non abbiamo usato... Non ha usato questa... Questa host lui, un'altra mi pare. Wow, usa Cricketune, quindi Pokémon coleottero il signorino. Però lui, essendo francese, Victor. Ah, ha resistito come? Vabbè. Ricarica Totti. Usa Pokémon che possono produrre della musica, tipo Cricketune. Che fa... Bellissimo, è un meme bellissimo quello di Cricketune. Tyranitar. No, resto, tranquillo. Ok. Quindi roccia coleottero è rimasto. Fanghiglia. Non mi tentennare. Ah, ok. Ok, calma. Posso fare una ricarica iperpozza e vai così. 200 PS. Grande culo proprio. Ah, anche Pokémon psichici. Peggio per lui? Foca al colpo, cosa? Lotta, perché? Ok. Comunque. Arimanda Tyranitar, avanti. E rifacciamo Fanghiglia, sperando... Ah. Vai. Perfetto. Tripla. Vabbè, trisciottato, ma ok. Vado col dragartigli per evitare di missare con Fanghiglia. Perché Fanghiglia può missare, E Gorgion. Un'altra evoluzione degli Eevee? Cambio senza sapere cosa manda. Perché Tianlong deve essere ricaricato assolutamente. Quindi cosa fai? Cos'è? I Gorgion. Bello però, cavolo, la Gorgona. Cavolo allora, sì. Sì che ci siamo. Tipo drago, probabilmente, tua nonda, to. Sì, tipo drago. Però attacco speciale, calapicco. Ah. Ok, si è ricaricato. Niente. Lascia stare. Ah, rifammelo un po' dragobolide che mi ricarico, Fallo. Così ti cala a piccolo attacco speciale. Interessante. Aeros, perché non voglio perdere punti importanti se fa dragobolide, ma non lo fa. Ho capito brutto colpo, ma no, distrutto proprio. Non credo sia elettrodrago. Però carina. Ho preso il par. Vi rendete conto che ho preso il par? Bene. Ok, Malamar. No.
Che poi questo è il Pokémon più strano da fare evolvere, perché devi ruotare il 3DS per farlo evolvere su Pokémon X e Y. Cioè, è interessante il metodo evolutivo. Quelli di spada e scudo pure sono metodi incredibili. Però questo qui ruota il 3DS, va bene. Tu dici che ne so, ci provo e funziona effettivamente. Però mi pare che possa farlo solo raggiunto un certo livello, se non erro. Tipo Pangoro che si evolve solo se hai un altro Pokémon in squadra dopo il livello 38, una cosa del genere. Ma non mi ricordo se è lui o un altro Pokémon. Oppure Mantaic che si evolve con Remoraid in squadra. Cose assurde. Vabbè, però andiamo avanti. Dicevi, Victor, il figlio di Versi ha tutte le carte in regola per divenire il migliore allenatore al mondo. Avrei dovuto valutare la situazione con più accortezza. Non avrei mai immaginato che, oltre il giovane Aster, qualcun altro potesse darmi la polvere, ma evidentemente mi sbagliavo. È ormai palese che gli inetti non fossero i miei soldati, quanto piuttosto io nel giudicare la minaccia. È stata la tua imprudenza a metterti con le spalle al muro, e ora dovrai pagarne le conseguenze. Victor, è il momento di portarci da Versil! Dopo una simile dimostrazione non posso che esaudire la vostra richiesta senza oppormi. Seguitemi, vi condurrò da lui. Quindi nostro padre effettivamente non è l'allenatore, la guida delle palestre, perché è simile, poi non ha importanza chi sono io, ripete sempre quello, ma... ce l'ha effettivamente Victor, è ovvio. Ma io l'avevo scoperto che ce l'aveva Victor, nostro padre? Sì, l'avevo scoperto effettivamente. L'antro più recondito dell'astronave, quale posto migliore per Versil? Il vostro ben amato si trova dietro queste porte, tenuto sotto chiave da un codice di cui solo io sono al corrente. Va bene. Ho adempiuto il mio dovere, ora fate pure ciò che dovete. Vedi solo di non muoverti da lì, Victor. Una volta finito provvederemo a consegnarti a chi di dovere, per far sì che la paghi per le tue malefatte. Link, da anni io e tua madre brancolavamo nel buio circa la sparizione di Versil. Poi, come un fulmine a ciel sereno, il tuo ardente desiderio di ritrovarlo ti ha fatto ribollire il sangue, spingendoti a intraprendere un viaggio. Un'avventura nel corso della quale ti sei circondato di fedeli compagni, affrontando sfide sempre più ardue. E sono proprio quelle sfide ad averti condotto fin qui, a un passo da tuo padre. Sei riuscito dove anche noi adulti abbiamo fallito, perciò è giusto che sia tu a rientrare per primo. Forza, va a riabbracciare il tuo vecchio dopo tanto tempo. È una trappola. Ragazzi, il video termina qui. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. In descrizione ovviamente link per Instagram. E se ancora non siete iscritti, magari iscrivetevi. E noi ci vediamo ovviamente in un prossimo video. Bye bye.